Dalla pandemia da Covid-19 abbiamo imparato poco o nulla. Così si è espresso padre Ugo Barani, presidente dell'Osservatorio Attivo sulla Sanità di Ovada, commentando la perdurante chiusura del pronto soccorso dell'ospedale locale e la poca chiarezza sul mantenimento dei servizi essenziali per il futuro. Io oggi mi sono irritato perché sono per puro caso andato all'ospedale e vedo scritto pronto soccorso chiuso, con un cartello appeso lì, senza nessuna firma. Io dico, il ciabattino quando va via scrive assente per mezz'ora, vado dal parrucchiere, oppure oggi non posso venire, c'ho il mal di pancia. Un pronto soccorso pubblico chiuso, senza nessuna firma. È una cosa veramente vergognosa. Il pronto soccorso era stato chiuso nel pieno dell'emergenza coronavirus, in quanto il personale era stato dirottato su Tortona, ma nei giorni scorsi il direttore sanitario della SL Alessandro Federico Nardi, smentendo le voci di una riconversione del presidio ospedale Covid, aveva assicurato una riapertura dei servizi entro fine mese, dopo la necessaria sanificazione degli ambienti. Rimane il fatto che la qualifica di ospedale di zona disagiata è stata in realtà dimenticata e padre Ugo ha ricordato ai vertici sanitari regionali ciò che definisce una grave mancanza. Quello che poi ci fa molto dispiacere è che da tempo dicono avete diritto, però poi trovano mille scuse e non ci sono mai. È vero che io potrei dire una frase che è un po' dura, ma la voglio ripetere. Ormai i cittadini ovadesi, quelli della Valle Stura, tutti quelli che si servono del nostro ospedale, io dico abbiamo taciuto abbastanza. È ora di finirla, di stare zitti. Io vedo che a forza di stare zitti il mondo è marcito, la sanità sicuramente ne ha sofferto. Non mi interessano i grandi sapientoni che vanno in televisione e dicono il virus non circola, state sicuri, non succede niente, le mascherine per l'inquinamento dell'aria. Poi noi abbiamo una delle migliori sanità del mondo. Andatelo a dire a 34.000 persone o 40.000 morti o alle loro famiglie e voi vi rendete conto che non si può parlare di sanità soltanto di dire questo, abbiamo qui, abbiamo là. Abbiamo pochi posti letto, niente camici, niente mascherine e poi continuiamo a fare gli elogi della nostra sanità. Gli elogi si fanno ai medici, agli operatori sanitari, a tutti che lo meritano per quello che hanno fatto, ma non ai politici che hanno distrutto la nostra sanità. Un ospedale di territorio con tutti i servizi assistenziali che ne conseguono, questo è l'auspicio di tutto l'ovadese, tanto più in un momento in cui la situazione di strade e autostrade, al limite della praticabilità, richiede una presenza sanitaria efficiente e presente.